Alcuni ragazzi ospiti della comunità terapeutica per il recupero degli ex tossicodipendenti della Casa dei Giovani diventano pizzaioli. Hanno conseguito infatti l'attestato dopo aver partecipato ad un corso di formazione che si è svolto nei locali di Contrada in Corvino ed organizzato in collaborazione con l'associazione Pizzaioli Siciliani Pizza New School, che fa capo alla GMI Grandi Mulini Italiani. La cerimonia di consegna degli attestati di pizzaiolo si è svolta stamani alla presenza del direttore Don Salvatore Lobue e dello psicologo Biagio Sciortino, che ha seguito i ragazzi insieme al maestro pizzaiolo bagherese Salvo Meola. I ragazzi hanno seguito le lezioni teoriche e pratiche con grande interesse e al termine del percorso di recupero avranno la possibilità di trovare un lavoro. In programma, sabato 30 giugno, una manifestazione aperta alla cittadinanza, nel corso della quale i giovani che hanno preso parte al corso di formazione prepareranno le pizze che saranno offerte agli ospiti per una degustazione. La manifestazione sarà organizzata in occasione della settimana mondiale dedicata alla lotta contro la droga e che prevede anche altri momenti, iniziative di riflessione che avranno il clou a Caltanissetta, dove si svolgerà un convegno regionale sulle nuove dipendenze. Questa è una grande opportunità che ci ha dato appunto Salvo, il nostro caro amico Meola, che ha potuto realizzare questo progetto all'interno della comunità, perché forniamo così strumenti operativi concreti sulla formazione. Ed è un grande piacere aver lavorato con voi, perché hanno realizzato veramente un qualcosa di interessante che ha stimolato i ragazzi, e per questo progetto, questo laboratorio esperienziale, noi ti diciamo grazie, soprattutto perché qualche ragazzo potrà veramente in futuro diventare fornitore di servizi specialistici grazie a questo lavoro che Salvo ha condotto, grazie anche al lavoro che Gaetano Lopipro, il nostro amministrativo, ha voluto fortemente realizzare. È stata per me una bellissima esperienza poter collaborare sia con voi che con i ragazzi, che ho visto veramente motivati e come dire, con il desiderio di poter apprendere per potersi rifare all'esterno della comunità. Il progetto ha visto una partecipazione attiva di sette ragazzi che si sono resi partecipe di un corso sia a livello teorico e a livello pratico, che gli ha permesso di avere una conoscenza a 360 gradi di quello che è il mondo pizza. Ad oggi possiamo dire che dalla comunità sono usciti sette pizzaioli formati, bravi e con una conoscenza delle materie prime che sicuramente potranno sfruttare anche all'esterno una volta finito il loro percorso. Noi abbiamo avuto sempre un grosso problema nella nostra comunità, così come anche in tutte le comunità italiane, e cioè che noi riequilibriamo le persone, le rinforziamo dal punto di vista della loro volontà, facciamo di tutto per preparare anche il loro reinserimento familiare e sociale, però abbiamo quella grande lacuna che consiste nella mancanza da parte della società di un aiuto che ci mette in condizione di poterle reinserire anche dal punto di vista lavorativo. E questa piccola iniziativa che abbiamo portato avanti, grazie anche a loro, che con grande dedizione si sono appunto sforzati di venire incontro anche alle necessità nostre, che sono un po' particolari visti gli orari della comunità, va in questo senso, cioè nel senso di dare a chi non ha altre possibilità di poter accedere al mercato del lavoro uno spiraglio in cui inserirsi per poter eventualmente trovare un proprio ruolo. Ho passato una bella esperienza, spero che nel futuro troverò un lavoro. Ci sto mettendo tutto me stesso e spero avrò questa opportunità di trovare un lavoro. Io seguo diversi ragazzi a Casa dei Giovani perché loro svolgono una misura alternativa alla detenzione e questo serve, queste esperienze servono anche per il dopo comunità, perché questi ragazzi, oltre che svolgere la pena in un regime alternativo alla detenzione, quindi fuori dal carcere, queste esperienze alternative servono per prepararli per il loro futuro e per il loro futuro reinserimento esterno. Quindi queste esperienze sono importantissime per il reinserimento dei ragazzi anche al di là
del discorso della tossicodipendenza, ma proprio appunto per il loro reinserimento nel contesto di origine, quindi che abbiano delle basi per reinserirsi in maniera più integrata possibile.